Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Bologna, città dei salotti. Lo so, non siamo a Roma con le sue terrazze e quell'immagine lì, fissa, di Jeff Gambardella, interpretato da Tony Servillo nella Grande Bellezza di Sorrentino. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. O forse vi viene in mente il ballo trash sulle note di Raffaella Carrà, sempre dallo stesso film? Niente di tutto questo. Siamo a Bologna. E a Bologna il salotto non è né ingessato né troppo sguaiato. C'è chi osa l'abito da sera, ma anche chi esce dal lavoro e sfoggia jeans con nonchalance. Patrizia Finucci Gallo, scrittrice e influencer, oggi per i bolognesi è la salottiera. Nel suo salotto sono passati sindaci, politici, influencer, scrittori, poeti, stilisti. C'è l'alto e il basso, cultura e intrattenimento, leggerezza e profondità. La nuova stagione del salotto è ricominciata e sono tanti gli ospiti che allieteranno i martedì di Bologna. Perché se Bologna è una regola, anche il salotto di Patrizia Finucci Gallo è diventato quasi una regola. Ma prima di scoprire chi saranno gli ospiti, chi c'è e chi non c'è, i misteri e i segreti dei potenti bolognesi, aneddoti e racconti modaioli, facciamo un passo indietro e chiediamo a Patrizia, a cui diamo rigorosamente del tu, come usa tra i suoi ospiti, perché creare un salotto? Com'è nata l'idea? Anzi, Patrizia, dimmi la verità, volevi essere come Jeff Gambardella, la regina dei mondani? Potrei dirsi come Gambardella, che non volevo solo partecipare ai salotti mondani, ma volevo avere il potere di vederli fallire. Qui la mia storia del salotto è molto più ordinaria, cioè direi più familiare. In realtà era quando mio figlio aveva 15 anni, era minorenne, quindi volevo praticamente stare con lui, insomma, la sera avevo una vita sociale molto povera e cominciai a invitare un po' di amici a casa, quindi non una cenetta a quattro, ma un gruppo di amici e quindi insomma ci trovavamo la sera. Poi vedevo che insomma ognuno parlava per i fatti suoi, si formavano, no, quei gruppetti. Per cui una sera decisi di puntare su un argomento che coinvolgesse un po' tutti. Mi ricordo che c'era un amico e poeta, Gregorio Scalise, che appunto è morto, che propose la poetica del quotidiano, che era un bellissimo tema secondo me. E cominciamo tutti a ragionare su quello. E quando poi, no, fine serata, c'era questa magia del racconto, la voglia di stare insieme, l'ascoltare, le parole che giravano, insomma, l'atmosfera era veramente magnifica. Mi venne proprio in mente di organizzare una cosa continuativa, quindi fare un salotto con degli argomenti stabiliti. Quindi iniziamo un po' lentamente, poi si parte la voce e pian piano sono diventato un salotto più organizzato. Fino alla pandemia, e poi la pandemia insomma, ci mise di fronte a un problema, perché continuare a casa o non farlo più. E in questo caso invece uno dei nostri ospiti era Giancarlo Morisi del Guercino, che disse: ma fatelo da me, siamo grandi, siamo più strutturati, c'è sicurezza, e quindi praticamente ci spostammo lì, da due anni siamo lì, e quindi adesso è molto strutturato, con un calendario quasi teatrale, insomma organizzato, con una quarantina di persone ogni volta. E perché il martedì? Il martedì perché, niente, ma è una scelta, guarda, molto casuale. Ecco, facciamo un passo indietro. Pensiamo alle salottiere della storia.
ti senti più Madame de Staël, che sfidò col suo salotto Napoleone, Letizia Murat, nota anche come regina di Bologna, o Maria Angiolillo, regina dei salotti romani? Bah, guarda, sono un po' riassunto di tutte e tre, ma in versione digital. Cioè, nel senso che erano salotti ovviamente molto diversi dai miei, perché erano salotti comunque molto ricchi, quindi però davvero di grande potere, potere romano. Ed erano salotti buoni fino a un certo periodo. Il lavoro che loro hanno fatto è stato un bellissimo lavoro negli anni, nei secoli, appunto, perché hanno dato la possibilità alle donne di gestire, no, anche un potere proprio all'interno della società. E il nostro è cambiato, perché comunque noi la società non era appunto digitale, quindi dobbiamo comunque tener conto anche della possibilità di fare un salotto privato, ma di poterlo estendere anche come messaggio, come argomenti, di estenderlo a un pubblico più grande. Quindi questo fa davvero la differenza. Quindi il salotto è stato anche un simbolo di emancipazione femminile. Pensando all'oggi, il tetto di cristallo l'ha rotto Giorgia Meloni da destra. La inviteresti? Giorgia Meloni la inviterei anche per la ventata, l'avevo già chiesto quando ti ricordi venne a sostenere Battistini per la campagna elettorale, poi lei doveva andare via e quindi venne proprio per fare quella cosa lì. Dicono poi in realtà che il mio salotto sia un salotto di sinistra, ma non è vero. E quando invito le persone poi non chiedo mai a quale partito appartengano, e lo scopro dopo, magari quando lo hanno cambiato. Chi allieterà i martedì bolognesi? Allora, intanto quest'anno, cioè fino alla fine dell'anno, ho puntato molto sulle donne. Avevo voglia anche di sentire questa versione femminile, il loro pensiero, le loro storie. Però intanto Bonaccini, e vabbè, in questo caso è davvero l'unico uomo, Stefano Bonaccini, poi verrà Chiara Rinaldi, l'avvocato che assiste ai familiari di Alessandra Mattezzi, uccisa ad agosto davanti a casa in via dell'Arcoveggio. È un caso clamoroso e poi mette in discussione tante cose, anche la domanda di sicurezza che noi abbiamo, cioè quanto siamo davvero sicure. Poi abbiamo Eleonora Rocca, un altro personaggio interessante, lei è fondatrice di Women for Impact, che è una tre giorni che ci sarà tipo dedicata alla leadership femminile. E poi ci sarà Giovanna Maccari con questo bellissimo romanzo che si chiama Baci Sparsi, Rossella Barbaro, è una organizzatrice di eventi, è molto, molto particolare, molto brava. Poi verrà Vera Gemma, la figlia di Giuliano Gemma, lei è una storia particolare, intanto ha vinto la sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia. Poi verrà anche Clarissa Barca, che noi quest'anno sarà una delle tappe, delle nove tappe di presentazione del tuo libro. Facciamo un passo indietro invece alle edizioni precedenti del tuo salotto. Chi è stato l'ospite che ti ha dato maggiori soddisfazioni? Ah, maggiori soddisfazioni, cioè, in realtà tutti, però un ricordo, diciamo, un'emozione particolare me la diede Giuseppe D'Agata, lo scrittore, non so se vi ricordate, lo scrittore, il medico della mutua, no? È diventato sincono Alberto Sordi. La sua ultima apparizione fu proprio nel mio salotto. E mi ricordo che lui era un po' triste e si rattristava di una Bologna che lo aveva dimenticato, quindi era un po' polemico rispetto alla nostra città. E quella sera mio figlio, appunto, che bazzicava il salotto, mi diede il suo libro di poesia. Allora io pensavo che un momento, vabbè, questo che fatelo leggere, questo ragazzino che è dal libro. Invece il giorno dopo mi telefonò e mi disse: guarda, sono rimasto sveglio tutta la notte per leggere questo libro, queste poesie di tuo figlio, così romantico, così dolce. Ecco, come fu un gesto, secondo me, molto importante. Puoi scegliere chi vuoi, chi vorresti nel tuo salotto? Vorrei Kino Reeves, un attore che gira sempre per Bologna e non viene mai da noi, quindi vorrei avere lui. E invece chi non inviteresti mai? Non lo dico, perché in realtà non inviterei mai una persona che non si mette in gioco. C'è un'iniziativa che, come si dice oggi, vuoi spoilerare? Ma intanto sì, c'è un'iniziativa, intanto un'iniziativa che apre finalmente il salotto al pubblico, cioè tutte le attività di presentazione di libri adesso
sono aperti alle persone, ovviamente mandando una mail, quindi con un numero riservato di posti, perché comunque insomma non è una piazza. E questa è una cosa che mi piace, perché volevo che anche la città fosse coinvolta, cioè che non rimanessero appunto questi salotti chiusi e settori d'avorio. Alle tue serate l'ospite d'onore in genere è sottoposto a una piccola tortura, che è anche, diciamo così, una confessione, no? Togliersi un sassolino dalle scarpe. Allora Patrizia, qual è il tuo sassolino? Ah, ne ho uno. Vai. Che io non ho mai ricevuto la currita, ecco, quindi va detto. Allora facciamo una sottoscrizione, perché non ho mai ricevuto questa onorificenza. E invece, pensando appunto ai sassolini dei tuoi ospiti, ne ricordi uno in particolare? Sicuramente uno di Virginio Merola. Come sai, ogni anno è il sindaco che inaugura i salotti, oggi Lepore, appunto prima Merola. In una di quelle occasioni Virginio si tolse un sassolino dalla scarpa, molto bello, molto grande, perché cominciava a girare la voce che lui, che a lui piaceva troppo il vino. Per qualche video mi ricordo un po' che girava in quel periodo un video dove lui era allegro, insomma. Quindi, come si dice, la calunnia è un venticello, per cui questa notizia prese piede, tanto che sua madre addirittura, che lesse sui giornali questa cosa, disse: ma bevi, è vero che bevi così tanto? In realtà era, ovviamente era una notizia infondata, e anzi il giorno dopo, quando lui lo dichiarò al salotto, molti politici anche di fazioni diverse, anche di schieramenti diversi, espressero la loro solidarietà. I politici a casa tua si lasciano andare. Qual è il segreto per lasciarli un po' così sbottonare? Ma il fatto che, glielo dico prima, perché non si devono spogliare di quella sovrastruttura politica, devono raccontarsi come sono. E quindi anche con le loro fragilità, perché la politica è un errore grande della politica, lo vediamo anche nella politica di questi ultimi anni, è la distanza che la persona mette sempre rispetto ai suoi elettori, rispetto alle persone che lo seguono, cioè sono piene di sovrastrutture e non riescono mai a fare apparire la loro debolezza, per tutti, le loro paure, i loro sogni, le loro argomentazioni, la voglia di chi hanno magari di lottare per una cosa. Quindi lo metto sempre in chiaro prima: non voglio il politico, e quindi sono un po' si adeguano, ecco. E chi è che ti ha dato soddisfazioni in questo senso dei tuoi ospiti? Sì, sicuramente Merola. E devo dire anche Bonaccini ha raccontato anche delle storie personali sue, che appunto anche delle sue fragilità, la paura di non essere al senso, la paura di non arrivare a un obiettivo, ma anche poi no, il desiderio della corsa. Quindi ho trovato anche in lui, in maniera sempre molto moderata, però ho trovato anche in lui il bisogno forse anche no, di raccontarsi in maniera diversa. L'outfit, come ci si veste al salotto? Io non voglio mai vedere cose, outfit mal fatti. Io rimbrotto e spesso rimando a casa. Quindi in genere insomma sono anche molto elegante. Poi vabbè, perché capita, magari dice, guarda, io sono, non posso venire, non posso andare a casa a cambiarmi, perché che ne so, allora sì, qualche volta può anche accadere che si viene vestita da lavoro, ma è molto molto raro. Qual è il tuo resto di Bologna, che è anche il titolo del nostro podcast? Intendo, qual è il segreto della tua città o la zona segreta in cui ti rifugi appena puoi? Allora, tanto mi trovo sempre i giardini di Margherita, io adoro andare la mattina a fare colazione lì, fino proprio alle ultime giornate possibili, a volte ci vado anche col cappotto. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.